Inoltre, a prodotti tipici lucani offre il meglio della varietà enogastronomica della Basilicata. Infatti, il nome Enotria designa l'antico territorio occupato dagli Enotri e significa terra del vino. Enotria ospita tutti i prodotti che l'Unione Europea o altri istituti hanno riconosciuto con speciali marchi. Infatti il prodotto simbolo, il peperone rosso di Senise, ha il riconoscimento, il marchio IGP, proprio per le sue caratteristiche organolettiche. Qui noi lo offriamo sia nella sua versione secca, sia fritto in olio extravergine d'oliva, di modo che possa essere immediatamente consumato. Oltre a questo, sono poi proposti tantissimi prodotti che risentono della cultura enogastronomica mediterranea, quindi tutti ortaggi freschi appena raccolti e conservati in olio extravergine d'oliva, per cui una volta che il prodotto è terminato anche l'olio può essere facilmente reimpiegato per delle bruschette o anche delle paste fredde. Tra questi ricordiamo la melanzana rossa di Rotonda, che anche questa ha un particolare riconoscimento, poiché viene prodotta in un piccolissimo paese del Pollino, Rotonda, poiché qui ha trovato il suo particolare ecosistema per resistere. Proviene infatti dall'Etiopia. Oltre a questo abbiamo poi dei prodotti sempre in olio extravergine che accomunano la nostra cucina con quella pugliese, ad esempio i famosi lampacioni oppure i funghi cardoncelli. Per quanto riguarda la pasta, abbiamo tantissimi formati, sia quelli più commercializzati sia quelli più artigianali, come i famosi strascinati, i quali vanno proprio in abbinamento con i peperoni cruschi precedentemente citati. La pasta è prodotta grazie ad una farina antica recuperata, la farina Senatore Cappelli. Si tratta di un grano molto proteico che contiene pochissime tossine ed infatti si dice che sia implicitamente biologico. Infatti Enotria offre tantissimi prodotti anche a marchio bio, la pasta, i legumi, tra cui spiccano le cicerchie, anche questa una produzione antica, oggi recuperata. In questo senso la Lucania si avvicina anche molto alla cucina sia umbra sia pugliese. Offriamo nell'ambito dei legumi delle lenticchie che, essendo piccolissime, non devono neanche essere poste a bagno la notte prima, o anche dei fagioli. Questi sempre prodotti nell'ambito del Pollino hanno un riconoscimento particolare poiché hanno la scorza molto sottile, quindi vengono digeriti facilmente ma anche cotti molto velocemente. E il termine della Basilicata è anche Lucania. Si pensa che il termine Lucania derivi da uno dei suoi salumi principali, la Luganica, ed infatti da Enotria la cosiddetta salsiccia è offerta sia nella versione dolce con aggiunta del peperone di Senise, sia nella sua versione piccante. Abbiamo però anche un'ampia offerta di formaggi, sia con latte vaccino sia con latte di capre e di pecora. In questo senso un altro prodotto a marchio IGP è il canestrato di Moliterno, il cui nome deriva proprio dal suo lungo affinamento in delle canestre di vimini. Viene solitamente abbinato con delle confetture di pera, di fico, ma anche con del miele di castagno, perché in Basilicata è anche molto proficua la produzione di miele, anche in alcune varietà non molto presenti nel resto della penisola, come ad esempio la sulla, il castagno o la melata. Particolare rilevanza sicuramente è data dal vino, da cui appunto anche il nome Enotria. Naturalmente il vino principe è proprio l'aglianico, che rispetto al suo fratello gemello campano, in Basilicata si arricchisce di tutto un sostrato minerale vulcanico, perché appunto viene prodotto in un'area dove precedentemente vi erano dei vulcani oggi estinti. Ma attualmente in Basilicata
Vi è anche un'altra DOC, ovvero il Matera DOC, un vitigno che fondamentalmente si arricchisce del primitivo. Per quanto riguarda invece i bianchi, si ha una produzione soprattutto di malvasia o di fiano. Altri prodotti vinicoli sono poi il Grottino di Roccanova e il Terre d'Alta Valdagna, anche questi prodotti molto particolari perché riferiti ad un'area ristretta, quindi con delle caratteristiche organolettiche tutte proprie. Si ricordano poi i prodotti della panificazione, ottenuti sempre a partire dalla farina Senatore Cappelli. In questo senso, qui è disponibile settimanalmente il pane prodotto con lievito madre ed in particolar modo il pane di Matera, anche questo ha ottenuto il riconoscimento IGP, perché ha anche una, oltre alla farina, anche una forma particolare, la tipica forma a cornetto, ed è anche esteticamente molto bello da presentare. Si hanno anche dei taralli che vengono prodotti non con dello strutto, bensì con dell'olio extravergine d'oliva, e quindi anche in questo senso sono molto friabili ma anche molto salutari. L'olio, come in tutte le culture mediterranee, anche nella Basilicata, ha una sua specificità. In questo senso risulta veramente sorprendente la sua leggerezza anche al sapore, che lo differenzia in questo senso dall'olio calabro oppure dall'olio pugliese, e viene infatti acquistato da molti che preferiscono un olio più sofisticato, come non so, l'olio del Gardo oppure l'olio toscano. Le quote infatti sono delle quote collinari che quindi permettono una particolare leggerezza e quindi un abbinamento con del pesce, dell'insalata, dei piatti comunque crudi.